Esprimo il mio apprezzamento per il lavoro compiuto nelle commissioni legislative dell'ARS, che questa notte hanno completato l'esame della finanziaria per la parte di loro competenza. Adesso, dopo il passaggio in commissione bilancio, la manovra approderà in aula, dove mi auguro che prevalga il senso di responsabilità per l'interesse dei siciliani, pur nel pieno rispetto del legittimo confronto tra le posizioni politiche. L'obiettivo è sempre quello di giungere all'approvazione del testo entro la fine dell'anno. In questo modo avremo certezza, fin dall'inizio del nuovo anno, delle risorse disponibili da destinare allo sviluppo sociale ed economico della nostra terra. Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, commentando la conclusione dell'esame della legge di stabilità nelle commissioni di merito dell'Assemblea regionale siciliana. Ma che minchia dici, Schifani? Noi ti aspettiamo ancora in commissione bilancio e ho mandato ora a quel paese il presidente della commissione bilancio, Daidone, il quale fa lo scendiletto politico. Nelle commissioni di merito avete consumato i peggiori delitti, le peggiori porcherie, avete forzato il regolamento, avete approvato norme solo in 5 e ancora ti permetti di parlare. Tu sei il titolare della delega dei fondi extraregionali e della programmazione che hai tolto a Falcone, lo hai ridotto a mero ragioniere. Tu hai la delega che hai tolto a giugno scorso a Falcone e tu, caro presidente della regione, deve venire in commissione bilancio a relazionare su tutti i miliardi dei fondi extraregionali e sulle politiche di bilancio. Ci devi spiegare se conosci i reali fabbisogni della Sicilia e dei siciliani e ci devi far capire questi fabbisogni con quali fondi si fa fronte. Dei 4 numeri che ci sono nel bilancio della regione non ce ne facciamo nulla. E allora tu non puoi continuare a fare il coyote. Caro Schifani, tu devi venire in commissione bilancio e ci devi spiegare la tua idea di Sicilia. E lo dico chiaramente a tutti i colleghi dell'opposizione e anche ai componenti delle commissioni bilancio. E lo dico anche al garante delle regole e della ordinaria dialettica tra la maggioranza e l'opposizione. Lo dico al presidente Gaetano Calvagno. Presidente Calvagno, io non ho mai assistito a forzature di tal portata e soprattutto non puoi consentire che i commissari della Commissione Bilancio non sentano il titolare politico della delega dei fondi extra regionali e della programmazione. Quindi, altro che Commissione Bilancio domani, se non viene Schifani ed inizia a relazionare e a spiegarci come si intersecano i fondi extraregionali con le politiche di bilancio, occupate l'aula, occupate la commissione. Io sono impegnato ancora qualche altro giorno, dopodiché ci sarà il Vietnam, visto che ancora questo governo non vuol mantenere l'impegno con il Parlamento di dare anche le coperture a tutte quelle opere, a quegli interventi che sono stati approvati con l'ultima legge di stabilità e che poi sono stati impugnati perché c'era un problema formale con i fondi di sviluppo e coesione. Ma dove volete arrivare? Poi se qualcuno usa dei toni forti e delle parole forti, parla di metodi politico-mafiosi, qualcuno si incazza. Ehi, io voglio rispetto per il mio ruolo, per il ruolo del Parlamento. E questo rispetto, caro Presidente del Parlamento siciliano, lo devi garantire tu. E ai miei colleghi dico che se vi volete fare pisciare in testa, sono fatti vostri. Io non l'accetto. E come rimetterò piedi nel Parlamento? Partirò esattamente da qui. Sono pronto a fare fronte comune, senza discussioni. Ma l'ABC delle regole del rispetto di quello che è il leader parlamentare, non si può permettere, Schifani, di violarlo, se no gli restituisci la delega a Falcone della programmazione e dei fondi extraregionali e viene Falcone
a spiegarci da un punto di vista politico le cose come stanno. Bavaglio non me ne mette nessuno. E soprattutto l'omertà non mi appartiene. Mi fa schifo l'omertà, caro Renato Schifani. E tu non puoi continuare a fare l'omertoso rispetto ai miliardi che hai e che vorresti dare una parte a Salvini per fare il ponte sullo stretto di Messina. Non mi sta bene, caro Schifani. Anzi, tutto questo mi fa schifo. E tu devi venire in commissione bilancio. Ecco quale diventa la pregiudiziale di tutto il percorso.